Casaleggio, il contratto di governo verrà votato online. Chiesto il rinvio a giudizio per i genitori di Renzi. Carburanti, rincari a raffica. Prosegue la trattativa tra Salvini e Di Maio per la formazione del nuovo governo. Il nostro obiettivo è portare avanti quanti più punti possibili per gli italiani. Se riusciamo bene, se no si torna al voto, ha fatto sapere il leader dei 5 Stelle. Ampie le convergenze sul reddito di cittadinanza, conflitto di interessi e flat tax. Nulla ancora sui nomi, assicura. Intanto Davide Casaleggio rassicura gli iscritti. Il contratto di governo verrà votato online. La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Tiziano Renzi e della moglie Laura Bovoli. I genitori dell'ex premier sono imputati, assieme all'imprenditore Luigi D'Agostino, di aver emesso presunte fatture false per prestazioni delle loro società. Ancora aumenti sui carburanti, già oggi stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Esso Kuwait e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi alla pompa e nei prossimi giorni sono previsti ulteriori rincari tra 0,5 e 0,7 centesimi al litro, a pesare soprattutto le imposte sui carburanti che nella settimana hanno inciso sul prezzo finale della benzina per il 62,68% e per il 58,55% su quello del gasolio. Ancora un weekend di maltempo sull'Italia, dove in arrivo il ciclone islandese che porterà temporali e un crollo termico di 10 gradi. Torino dai 23 gradi di sabato arriverà ai 15 di domenica, risultando la città più fresca d'Italia. Al centro e al sud le temperature per ora non subiranno grossi scossoni, ma all'inizio della prossima settimana anche a Roma, Napoli, Catanzaro e Palermo le temperature scenderanno sotto i 20 gradi. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre collegarvi con il sito della ADN Cronos, www.adncronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci.